Benvenuti in un nuovissimo Vlogmas. Allora, oggi dovrebbe essere giorno 7, se non sbaglio. Penso di sì. Scusatemi se mi vedete in questa mise un po' così, ma questa mattina mi sono svegliata presto e sono andata a correre. E sono andata al lungomare qui a Catania. È stato molto molto bello. Sono stata giusto un'oretta e mezza, niente di più. E poi sono tornata, adesso mi sto mettendo, non so se si può notare, a fare pulizie, perché il martedì di solito è il giorno in cui io preferisco pulire casa perché comincio il pomeriggio, quindi ho già fatto un bel po' di cosine, adesso devo semplicemente passare il mocio e pulire il bagno, che è veramente super super rapida come cosa, e poi mi metto a sistemare la mia stanza e poi in teoria, se Dio vuole, mi do una sciacquata, mi do una lavata. E poi mi devo vedere con le ragazze e mi dispiace tanto se ho mancato una pubblicazione, nel senso ho mancato un giorno, però il vlog ce l'ho, non è che non l'ho registrato, però veramente ieri non ho avuto tempo di pubblicarlo perché sono stata a lezione dalla mattina al pomeriggio, tranne quella pausa pranzo, e poi subito dopo sono andata al cinema e quindi non ho avuto proprio tempo di editare il vlog, proprio non ho avuto tempo materiale. E quindi stavo pensando di editarlo appena finisco di fare un po' tutto e pubblicarvene uno stamattina e uno questo pomeriggio, quindi oggi giorno 7 di pubblicarvi due video, quindi quello di ieri, no, quello dell'altro ieri e quello di ieri. Vediamo un po' come va, così almeno li vedete entrambi, perché li ho registrati, mi sembra anche un po' bruttino buttarli, ecco. E nulla, adesso passo appunto il mocio e lavo il bagnetto. E poi continuo, ragazzi. Oggi la vedo come una giornata abbastanza impegnativa. Alle 2 ho lezione, dalle 14 alle 18. E poi questa sera vado a fare apericena con Aurora Marta e un'amica di Aurora. Vi porto con me. Tornata a casa, adesso mi devo vestire super super veloce e poi vado a casa delle ragazze, anche se ancora non so se andare a casa di Marta o a casa di Aurora. In tutto questo fa un freddo atroce e io sono a quota, vediamo quanti, 12,74 km. Sono un po' stanca, diciamo che la giornata è stata abbastanza impegnativa, ecco.